Gli uomini sono al tempo stesso liberi e legati, più liberi di quanto non desiderino, più legati di quanto non avvertano. Giacché la massa dei mortali è fatta di sonnambuli, e all'ordine non conviene mai che escano dal sonno, perché diventerebbero ingovernabili. L'ordine non è amico degli uomini, esso si limita a tiranneggiarli, di rado a incivilirli, ancor più di rado a umanizzarli. Poiché l'ordine non è infallibile, spetta alla guerra riparare un giorno i suoi errori. E poiché l'ordine continua a moltiplicarli, noi andiamo verso la guerra. La guerra e il futuro sembrano inscindibili. Questa è l'unica certezza, la morte è in definitiva il senso di ogni cosa. E l'uomo è una cosa di fronte alla morte, i popoli lo saranno anch'essi. La storia è una passione e le sue vittime una moltitudine. Il mondo che abitiamo è l'inferno temperato dal nulla, dove l'uomo che rifiuta di conoscere se stesso preferisce immolarsi, immolarsi come le specie animali troppo numerose, immolarsi come gli sciami di cavallette e gli eserciti di ratti, pensando che sia più sublime perire innumerevoli, piuttosto che ripensare finalmente il mondo che egli abita.